Eccoci qua tornati su Total War Rome 2 con in ascesa della Repubblica con gli Etruschi. Un saluto dal vostro amico Philips89. Bene, vediamo il da farsi. Qua avevamo parecchi soldi da investire, ma qua potevamo fare questo, no? Guardiamo un attimo la mappa politica. Ok, ah, questa è diventata bianca ora. Ma perché cambiano? In base alle promozioni che gli do. Anche perché quattro territori, quelli bianchi. Bene, per adesso è a posto, passiamo il turno, vediamo cosa succede. Abbiamo delle abilità da questa è al massimo, vediamo cos'altro gli possiamo dare. Questo cosa fa? Trasformazione culturale, va bene. Diamogli questo. Vediamo se possiamo muovere le altre spie. No, le spie. Ah, una c'era morta. No, con lui non possiamo fare azioni. Bene, passiamo il turno. È scoppiata una sommossa nella capitale. Sospetti che siano stati provocati da un altro schieramento. E niente alla fine. Un erede ha recuperato il suo infortunio. Un agente ha recuperato dal suo infortunio. Vediamo dov'è. Cosa? Hanno scoperto. Hanno aumentato. Questo membro della famiglia ha avuto un incubo terribile. Il suo sacerdote lo interpreta e afferma che si tratta di un segno degli dei ed è il presagio di una terribile disgrazia. Ok, il 10% dei costi di costruzione. Beh. Abbiamo reclutato. La spia per ora la lasciamo lì. Andiamo qui. Qua possiamo fare questo. No, questo no. A Roma. No, non è Roma. Ah, qua è la capitale. Vediamo se dobbiamo fare prima qualcosina qui, sì. Ci bastano i soldi? Sì, nella capitale faremo un ulteriore potenziamento. Qui ci avanzano dei soldini. Potremmo fare un tempio e il cibo. What service may I provide? On before you know it. Con questa spia Haste andiamo a away. vedere qua. Hanno due eserciti. Ok, non abbiamo eserciti, quindi questo deve rimanere come rifornimento. Qua non possiamo fare molto, possiamo uccidere questa gente. Ah, non abbiamo soldi. Come non abbiamo soldi? Abbiamo 1000.
perché ancora deve fare esperienza questa gente. Bene, facciamo questa conversione. Passi di livello? No. Ci servirebbe un altro esercito per avanzare. Un altro esercito dove lo recuperiamo, perché qua... Qua vediamo cosa possono fare. Questo ci può attaccare, questo può venire in marcia forzata, ma ci può attaccare lo stesso. Vediamo se abbiamo eserciti indietro da far avanzare. Qua un esercito. Facciamolo venire qua, anzi di qua. Facciamo gli reclutare un arciere. Guardiamo velocemente la politica. Sempre a meno 5, seguo agilitine, ma il rischio qua è 0. Bene. Vediamo se possiamo fare qualche accordo commerciale, qualche trattato di pace. No? Taras, lo vuoi un trattato di pace? I will listen. I cannot say for how. Se ci offre solo dei soldi. Io, se ci offrono dei soldi sproporzionati, accetto sempre la pace, pure se sono in vantaggio, ma perché indebolisco il nemico con i soldi che prendiamo. Bene, passiamo il turno. Facciamo questo, li facciamo a Muzz perché non mi ricordo, ma ho tutti i potenziamenti. Un'altra famiglia cerca di adottare... No. Mi dispiace. È diventato... Hanno scoperto il nostro agente in incognito. 5 delle lealtà per turno. Bene, possiamo... Qua indietreggiano. Possiamo avanzare noi, anche se l'IA proprio è stupida. Qua stavano costruendo, bene. Distruggiamo. Saccheggiamo. E smantelliamo. Qua facciamo la città. Qua nella capitale. Andiamo a vedere qua su. Visto che è diventata dei nemici. Bene, abbiamo un esercito. Non c'è molto da fare là. Abbiamo conquistato. Qua non c'è il rischio che ci attaccano qua, quindi avanziamo. Avanziamo fin qui per dare supporto. Attacca aggressivo. Saccheggiamo. Warriors of Etruria pledge their service.
Con questa spia andiamo qui. I am ready for your next command. Bene, con lui avanziamo fin qui. They should pray for mercy. We will send all who oppose us to the underworld. Con lui avanziamo fin qui. Ormai le battaglie molto difficilmente le faremo perché dobbiamo avanzare un po' velocemente per dare una smossa a questa campagna. Vediamo il da farsi qui. La politica, bene, stiamo recuperando un po', uno dei nostri figli era diventato adulto, andiamo a vedere chi, forse lui, diamogli una promozione ora che possiamo, però non possiamo farlo sposare. Tu ti puoi sposare, sì, matrimonio combinato. Bene, passiamo al turno. Questo personaggio è passato di livello. The enemy will fall like sheaves of corn. Facciamo un po' questo. Passiamo al turno. This senseless war can end today. But only if you see matters as they are, not as you wish. This senseless war can end today, but only if you see matters as they are, not as you wish. Una tribù migrante ha invaso le nostre regioni. I await your command. Bene, è l'ora di potenziare questo esercito. Rapporto costruzioni. Ritorniamo giù. Qua stiamo costruendo. Qua per ora no, qua sì, cibo militare, soldi. Ha la probabilità di riuscire a tutte le azioni, tutti i personaggi, uno di grado di dignitari dopo la reclutazione, due di influenza e trasformazione culturale. Facciamo questo. Qua nelle isole dovevamo costruire qualcosa. No. Questo esercito doveva avanzare e doveva venire fin qui. Qua non ci sono truppe, qua possiamo assassinare.
Qua avanziamo con questo. L'ordine pubblico regge. Qua se facciamo marcia forzata arriviamo fin qui. No, però la facciamo lo stesso. Qua dobbiamo costruire militare, tempio e cibo. Tempio e cibo. Avanziamo con questa spia fin qua. How may I assist further? Con questo esercito attacchiamo. Questo lo mandiamo in città. Hanno pure la flotta. Their walls won't protect them. Allora facciamo così, loro arrivano e si arrivano, quindi non dovremmo avere numerose perdite. Mandiamo questo di supporto qua e poi la rimandiamo indietro in città. Ok. Ora si ragiona. 100%. Abbiamo riunito la regione. Andiamo a costruire. Da questo lato potevamo fare una flotta. Qua dobbiamo potenziare. Lasciatemi vedere se faccio in tempo a fare la battaglia. No, si è fatto tardi. E possiamo attaccare noi. Etruria stands tall. Possiamo lasciare che ci attaccano. No, attacchiamo noi. Bene, ragazzi, vi lascio così con questa piccola battaglietta da fare. E se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, a commentare per far crescere questo canale e a condividere, soprattutto per far crescere questo canale, a commentare se avete dei consigli da darmi o volete dei consigli voi per questo gioco ed altri giochi che sto portando su questo canale. E un saluto da Philips89 e alla prossima. Ciao.